Buongiorno, grazie a tutti e a tutte per partecipare a questo incontro. E siamo felici di annunciarvi che anche quest'anno ricomincerà il nostro progetto, il progetto di Kyoto Club e Legambiente, con il contributo dell'European Climate Foundation sulla decarbonizzazione degli impianti di riscaldamento. E abbiamo cominciato questo progetto insieme a Legambiente 2 anni fa, alla fine del 2020, quando diciamo era ancora, non dico pionieri, però era un argomento di cui si parlava ancora molto poco. In 2 anni abbiamo diciamo, centrato diversi strike, abbiamo raggiunto diversi obiettivi, l'ultimo dei quali è che grazie a degli emendamenti della consigliera e vicepresidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, Zamboni, sono stati inseriti nel piano energetico regionale dell'Emilia-Romagna, diciamo, delle normative che puntano a decarbonizzare i riscaldamenti, delle abitazioni della regione e prevedono anche dei finanziamenti per sostituire gli impianti, a gas inquinanti, climatteranti con impianti fossili. E abbiamo diciamo, portato ad altri risultati, per esempio un ente come l'ENEA prevede tra le linee guida per ridurre i consumi di energia. Tra i vari consigli che dà c'è quello di installare degli impianti altamente efficienti come le pompe di calore. E tra le cose, le ultime cose che vi segnalo c'è un decalogo che abbiamo presentato lo scorso martedì a Roma, un decalogo di Kyoto Club, dove lanciamo le nostre 10 proposte per arrivare ad un'economia net zero, a zero emissioni nette entro il 2050. E tra queste c'è uno dei punti, appunto, prevede la stabilizzazione del super bonus del 110%, che ora sembra che non sarà più 110, però insomma vediamo di stabilizzarlo da una parte, di decarbonizzarlo dall'altra, cioè non di conferire finanziamenti a pioggia a patto che diciamo ci sia il salto di 2 classi energetiche, ma di centellinare, di dirigere questi finanziamenti in base al cambiamento, diciamo, alla sostituzione di impianti inquinanti e climalteranti con impianti decarbonizzati, quindi quali possono essere le pompe di calore, il solare termico. Comunque, noi qua oggi siamo con tre relatrici, tra cui Francesca Andreolli, di ECCO, del think tank ECCO, Sara Di Martini di Class Europe e Katiuscia Eroe di Legambiente Nazionale. Io mi taccio, vi ringrazio di nuovo e darei innanzitutto la parola a Francesca Andreolli. Grazie Francesca. Grazie Giacomo, grazie anche dell'invito per il webinar di oggi. Allora, appunto, visto il tema di oggi, volevo partire da un piccolo inquadramento generale di quello che è il nostro patrimonio edilizio ad oggi. Appunto, in Italia ci sono 13,5 milioni di edifici, la maggior parte di questi, oltre il 90% di questi in termini di numero di edifici, sono appunto edifici residenziali. Il dato però su cui vorrei soffermarmi e più rilevante è il fatto che questi sono molto datati, oltre il 65% di questi risale a più di 45 anni ed è stato costruito prima dell'entrata in vigore della prima legge che introduce criteri di efficienza energetica del 76 e questo ovviamente pesa sul fabbisogno energetico
medio richiesto dalle abitazioni, e lo si vede chiaramente dal grafico in basso a sinistra, dove appunto si vede che l'Italia è il terzo paese in Europa dopo Spagna e Bulgaria, con più del 70% di edifici che hanno una classe energetica più bassa della D, quindi con basse prestazioni appunto energetiche. Questo ovviamente incide sui consumi del settore, che insieme tra residenziale e terziario è responsabile, il settore civile in generale è responsabile di oltre il 40% dei consumi di energia finale totali dell'intero paese. E oltre la metà dell'energia richiesta dal settore proviene da combustibili fossili, in particolare appunto da gas naturale. Questo ovviamente impatta sulle emissioni, e infatti il settore è il terzo settore per emissioni dirette di CO2 dopo trasporti e industrie energetiche, con un peso di oltre il 17%. Questo per il fatto anche che la maggior parte dei consumi medi di un'abitazione sono destinati all'uso riscaldamento, solo il 32-33% è destinato invece a illuminazione, raffrescamento e apparecchiature elettriche, le quali appunto sono usi, diciamo, elettrificati al 100%, mentre acqua calda sanitaria e riscaldamento invece sono per la maggior parte coperti da gas naturale. Come ormai, diciamo, sappiamo che gli obiettivi climatici in termini di emissioni sono stati, la Commissione europea li ha alzati in maniera tale da raggiungere la neutralità climatica al 2050 e rientrare anche negli accordi di Parigi, di non alzare la temperatura di oltre il grado e mezzo. E appunto gli obiettivi emissivi non sono più del 40% rispetto al 1900, a una riduzione del 40% rispetto al 1990, ma al 2030 si parla di un 55%. Questo si traduce ovviamente in nuovi obiettivi anche in termini di efficienza energetica, che il PNIEC, il Piano Nazionale per l'Energia e il Clima, deve appunto aggiornare. Noi abbiamo provato a ipotizzare quale può essere un aggiornamento di questi obiettivi. Lo si vede dal grafico in alto per appunto residenziale terziario. Si passa da, in particolare per il residenziale, da un 3,3 megatep anno a probabilmente 4,8, e queste nostre ipotesi sono abbastanza in linea con uno studio di RSE intitolato Studi a supporto della governance per il sistema energetico nazionale del 2021. Ovviamente questi obiettivi devono essere poi confrontati con quelli che sono i risultati conseguiti fino ad oggi dagli interventi incentivati dalle varie detrazioni fiscali e dai vari bonus oggi in vigore. E se questi, in termini di risparmi, sono abbastanza in linea con gli obiettivi iniziali, che appunto sono da aggiornare, del PNIEC, se nel momento in cui si parla di un obiettivo più ambizioso, magari appunto anche con l'obiettivo proposto dal piano REPowerEU uscito a maggio scorso in seguito alla crisi energetica e poi allo scoppio del conflitto Russia-Ucraina, che prevede e che individua le azioni necessarie per accelerare il processo di decarbonizzazione, tra cui anche un'accelerazione di tutte quelle della diffusione dell'energia pulita e delle azioni di risparmio, ecco che appunto c'è un gap ancora da colmare. È ancora più rilevante il fatto che in realtà in termini di consumi di gas i risultati sono abbastanza contenuti, come si vede dal grafico invece in basso a sinistra, dove tutta la fascia blu è quella relativa al consumo di gas sul totale dei consumi del settore civile, e si vede appunto che l'andamento dei consumi gas è appunto abbastanza contenuto. E questo perché le misure di sostegno oggi in vigore non aiutano a ridurre l'utilizzo del gas.
Infatti incentivano allo stesso modo sia le tecnologie non più compatibili con questo processo di decarbonizzazione e quelle invece più compatibili come possono essere appunto le pompe di calore. Lo si vede anche ancora più chiaramente da questa stima fatta dal Politecnico di Milano degli investimenti nel settore civile del 2021 e si vede appunto che le caldaie a condensazione sono al terzo posto, seguite poi anche dalle pompe di calore, anche se qui non si fa distinzione tra pompe di calore cosiddette ibride, che appunto sono accoppiate anche a una caldaia a gas, e invece diciamo, chiamiamole pure quelle usate come unico sistema di riscaldamento. Tuttavia, questo settore, rispetto ad altri come può essere quello industriale, dove c'è ancora ampio spazio all'innovazione tecnologica, all'attività di ricerca e sviluppo, soprattutto quei settori cosiddetti hard to abate, il civile ha le soluzioni tecnologiche per il settore civile sono in realtà già mature e disponibili e possiamo categorizzarle in quattro macro azioni, che sono efficienza energetica, quindi riduzione del fabbisogno energetico richiesto dall'abitazione, elettrificazione dei consumi, quindi spostamento dei consumi da quelli che oggi sono coperti da combustibili fossili verso il vettore elettrico, e produzione da fonti rinnovabili, ma anche digitalizzazione, cioè installazione di tutti quei sistemi di controllo e monitoraggio dei consumi in maniera tale da proprio ottimizzare il profilo di domanda del consumatore con il profilo di produzione o appunto di offerta di energia. Abbiamo provato a stimare un possibile scenario di evoluzione delle riqualificazioni profonde, cioè dell'efficientamento energetico necessario al raggiungimento della neutralità climatica al 2050. Qui abbiamo dato una visione solo al 2030 e considerando solo il settore residenziale, ma in realtà l'analisi è appunto più ampia, arriva al 2050. E siamo partiti da un'ipotesi di base di aumentare il tasso di riqualificazioni annue, cioè il numero di metri quadri riqualificati ogni anno, lo 0,3 come è ad oggi, a appunto alzarlo gradualmente fino a raggiungere un livello di 2,7 al 2030 e poi appunto ulteriormente dal 2030 al 2050. E abbiamo provato a considerare appunto solo riqualificazioni profonde, cioè quelle in grado di raggiungere un risparmio in termini appunto di consumi di oltre il 60%. Grazie a questi interventi si arriverebbe quasi agli obiettivi indicati prima di 4,8 megatep anno. C'è comunque un gap di 0,5 che sarebbe colmato da riqualificazioni cosiddette parziali, perché abbiamo ipotizzato che comunque ci sia da qui al 2030 rimanga un contributo anche appunto di riqualificazioni parziali, cioè quelle per esempio che non considerano modifiche o interventi sui sistemi impiantistici. E gli effetti al 2030 sono appunto considerevoli. In termini di risparmi di consumo di gas si parla di 3,4 miliardi di metri cubi. Però tuttavia anche gli investimenti richiesti sono sicuramente importanti perché sono quasi 20 miliardi di euro all'anno, quasi il 40% in più delle risorse individuate appunto ad oggi dal PNIEC, che comunque appunto è da aggiornare, da rivedere. Abbiamo detto che oltre all'efficientamento energetico serve anche l'elettrificazione dei consumi. Ovviamente queste cose dovrebbero essere, diciamo, andare insieme, essere azioni fatte sinergicamente. Quindi abbiamo ipotizzato anche quale può essere il numero di pompe di calore da installare in maniera tale da spostare proprio i consumi dal gas naturale o combustibili fossili verso il vettore elettrico. Ovviamente le ipotesi di base possono essere riviste perché siamo partiti abbiamo considerato edifici tutti in classe G in zona climatica E, che è comunque la più diffusa in Italia. E con queste ipotesi siamo arrivati a stimare che al 2030, per appunto sostituire e spostare 3,2 megatep di consumo, servirebbe installare 7 milioni di pompe di calore. Anche in questo caso gli effetti sono considerevoli, si parla di
3 miliardi di metri cubi di gas risparmiato al 2030 e di 5 miliardi di investimenti annui. Abbiamo provato poi a capire quale può essere l'impatto sulla bolletta energetica, considerando però i costi della bolletta di oggi, cioè utilizzando i valori stabiliti da ARERA, dall'autorità per il mercato tutelato nell'ultimo trimestre del 2022, partendo da queste due ipotesi per il fabbisogno termico annuo. E comunque con interventi di efficientamento energetico si parla di oltre 45% di risparmi, o anche il 65% nel caso appunto con un fabbisogno termico più elevato. Con la pompa di calore, con l'intervento che considera sia l'efficientamento energetico che la pompa di calore, i risparmi sono simili, però da sottolineare il fatto che la spesa per il riscaldamento con caldaia gas risulta essere in realtà minore rispetto alla spesa per lo stesso fabbisogno termico, per la spesa con pompa di calore. Questo perché per la struttura tariffaria delle bollette, per il fatto che all'interno della bolletta elettrica ci sono componenti, soprattutto oneri ambientali, maggiori rispetto a quelli della bolletta gas. E questo è un forte disincentivo all'elettrificazione dei consumi. Ovviamente queste stime sono state fatte appunto a costi attuali, quindi che tengono conto anche degli interventi fatti dal governo negli ultimi mesi, anzi nell'ultimo anno, a mitigazione, diciamo, degli aumenti dei prezzi dall'ultimo trimestre 2021. Che sono per la bolletta gas la riduzione dell'IVA dal 10 o 22%, dipende dallo scaglione di consumo, al 5%, e oneri che non sono solo azzerati, ma sono addirittura negativi in quest'ultimo trimestre, mentre per la bolletta gas si parla solo di un azzeramento appunto degli oneri di quella componente della bolletta. La cosa però, questo disequilibrio è chiaro anche da questa tabella, da questo grafico che considera costi a 2021, quindi sostanzialmente pre-crisi. In particolare, se si va a vedere appunto la tabella, per la stessa unità di misura dell'energia gigajoule, per esempio, appunto, come abbiamo detto, il vettore elettrico paga oneri ambientali decisamente maggiori rispetto al gas. Si parla di 15,8 euro per gigajoule confronto agli 0,8 euro per gigajoule del gas. E se si relaziona questo all'impatto emissivo e all'esternalità generata dai due vettori, il costo della CO2 che viene internalizzato dalla tariffa gas è meno della metà di quello che grava invece sulla tariffa elettrica. E in ottica di integrazione dei sistemi sarà necessario ovviamente bilanciare oneri fiscali e parafiscali ambientali tra i due vettori, tenendo ovviamente conto dell'impatto emissivo. Infatti, il fatto che nel momento in cui i combustibili fossili come il gas hanno un costo per unità di calore generato che è minore rispetto all'alternativa elettrica, ovviamente questo, diciamo, è un forte disincentivo per la diffusione e l'installazione delle pompe di calore. E avere un costi di esercizio, di gestione, in questo caso appunto spese per bollette energetiche che riflettano i costi ambientali e le esternalità negative appunto generate dai vettori, serve prima di tutto ad allineare gli incentivi con gli obiettivi climatici, ma soprattutto a dare i giusti segnali di prezzo agli utenti e ai consumatori. Ovviamente questa è una delle barriere che
ostacolano una maggior diffusione delle pompe di calore che si va ad aggiungere alle altre barriere, sempre economiche, legate ai costi di investimento iniziali, che sono maggiori per le pompe di calore rispetto alle caldaie a gas, ma che non sono appunto solo economici, ma sono anche tecnici, sociali, culturali e informativi. Quindi, considerando tutte queste barriere, il fatto che gli investimenti nel settore civile sono importanti, probabilmente è il settore che insieme ai trasporti richiede maggiori risorse per raggiungere e per completare tutto il processo di decarbonizzazione, e l'intervento pubblico e la finanza pubblica diventa fondamentale. Quindi misure di sostegno sono appunto decisive e devono essere appunto accompagnate anche a misure d'obbligo legate, per esempio, all'uscita dal mercato dopo, la Commissione prevede dopo il 2029 delle caldaie a gas, ma l'introduzione di maggiori standard minimi di efficienza energetica, oppure la decisione di per i nuovi edifici di essere completamente dal principio staccati dalla rete gas, ma utilizzare esclusivamente appunto il vettore elettrico. Però per quanto riguarda appunto le misure di sostegno, c'è bisogno, siccome abbiamo ormai uno schema di incentivazione che è altamente frastagliato, con numerosi bonus aventi caratteristiche e requisiti differenti e non tutti con l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza energetica, abbiamo bisogno di una revisione di tutto l'impianto incentivante, che consideri un maggior allineamento tra il livello dell'incentivo della detrazione fiscale e i risultati conseguiti, quindi il livello di efficienza raggiunto, ma che preveda anche una graduale esclusione dei sussidi a quelle tecnologie appunto non più compatibili con la decarbonizzazione, come possono essere appunto le caldaie a gas, sia all'interno degli incentivi, ma appunto, come abbiamo visto, sia all'interno delle tariffe. E inoltre che protegga e sostenga anche le classi sociali più vulnerabili, le quali saranno, diciamo, quelle più escluse da questo processo di decarbonizzazione o comunque quelle che su cui potrebbe pesare maggiormente, per esempio, l'introduzione della proposta della Commissione europea di introdurre un sistema di scambio ETS anche riscaldamento domestico, quindi una specie di tassazione sul carbonio. Ovviamente questa tipologia di meccanismi sono regressivi, quindi impattano di più sulle classi più vulnerabili, sui meno abbienti, che hanno più difficoltà perché non hanno le capacità economiche per staccarsi dal gas e quindi non essere più legati alla volatilità anche dei prezzi dei combustibili fossili. E appunto su queste bisogna indirizzare parte delle risorse, dedicare magari a proprio un programma dedicato e specifico per la riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica e quindi diciamo protezione di tutte quelle classi che oggi sono in povertà energetica. Avevo fatto anche un piccolo focus sul super bonus, nel senso cercando di delineare i motivi per cui risulta in realtà essere così costoso, perché appunto è il primo strumento da cui partire per rivedere tutto l'impianto di incentivazione. Il super bonus in realtà risulta essere così costoso proprio perché è all'interno di questo schema di incentivazione che comprende altri bonus, non con appunto richieste e con un processo anche per accedere all'incentivo molto meno complesso, molto meno articolato e anche vincolato. Per cui per promuovere nel momento in cui questo si confronta con bonus come il bonus casa al 50% o il bonus facciate che inizialmente era al 90%, poi è stato ridotto al 60%,
per appunto promuovere l'efficienza energetica, ovviamente deve essere dato, diciamo, un premio, quindi deve aumentare la detrazione, motivo per cui è stata aumentata al 110, perché questo premio è dato proprio dal fatto della differenza tra i due livelli di incentivo. Inoltre, il risultato un po' costoso rispetto agli obiettivi che si è prefissato, cioè quelli in termini di risparmio di energia, cioè il salto delle due classi, nel senso che ha incentivato con una detrazione che copre oltre il costo dell'investimento totale, per in realtà un salto di due classi, quindi un obiettivo abbastanza standard e non così ambizioso, soprattutto se consideriamo, come abbiamo detto prima, che il nostro patrimonio edilizio è altamente energivoro e oltre il 70% dei nostri edifici hanno appunto prestazioni energetiche molto, molto scarse, molto basse. E come abbiamo detto, non esclude le caldaie a gas, per esempio, o comunque incentiva allo stesso modo quelle tecnologie che ormai sono largamente utilizzate e mature e disponibili, nel mercato, che non hanno tutta quella serie di barriere che ho citato prima, che devono essere invece superate, e come è il caso, per esempio, appunto delle caldaie, delle pompe di calore, che hanno bisogno invece di un forte sostegno, per, appunto superare tutti quegli ostacoli elencati prima. E infine, è mancato di una visione, o comunque manca ancora una visione che sia di più lungo termine, e il fatto che questo bonus duri per 3-4 anni, in realtà appunto ha creato, e che venga poi modificato ogni 2-3 mesi, ha creato dei forti colli di bottiglia anche su tutta la filiera, e fatto sì che ci sia stato un forte numero di richieste in un tempo anche molto, molto limitato. Serve invece una programmazione di più ampio respiro, più lunga, per appunto proprio programmare adeguatamente tutti gli investimenti e anche lo sviluppo delle industrie, delle filiere necessarie alla decarbonizzazione. Allora, grazie Francesca, sei stata molto esaustiva, molto importante il passaggio sul fatto di poter rendere accessibile la transizione ecologica a tutti, che non diventi solo un fatto per pochi, per chi se lo può permettere, la transizione è, diciamo, un diritto di tutti, della collettività. Infatti, anche come diceva il compianto Alexander Langer, la transizione è possibile solo se, nel momento in cui è socialmente desiderabile, cioè deve essere fruibile per tutti. E anche noi, insomma, nel nostro decalogo che è uscito la scorsa settimana, insistiamo sull'obiettivo edifici a zero emissioni. E lo scorso anno, con Legambiente, anzi, quest'anno, all'inizio di quest'anno, il nostro rapporto Elements, che è uscito per Legambiente Kyoto Club, all'interno della campagna, sostiene che se noi ogni anno riqualifichiamo il 3% del patrimonio edilizio ed elettrifichiamo i consumi, possiamo tagliare 12 miliardi di metri cubi di gas entro il 2030 e risparmiare più o meno 22 milioni di tonnellate. Di risparmiarci 22 milioni di tonnellate di CO2 emissioni, a patto, insomma, che vengano fatte politiche di riqualificazione profonda del costruito. Quindi, insomma, un argomento quanto mai attuale, con, insomma, tutti i fatti di cui siamo partecipi in questi anni, non ultimo, insomma, il più importante, una guerra alle porte dell'Europa che ci rende ricattabili a livello energetico. Io chiamerei l'altra relatrice, Katiuscia, che è la responsabile energia, Katiuscia Rohe, la responsabile energia di Legambiente Nazionale, sono partner di fatto della campagna. Quindi, grazie Eccomi, non so se mi Katiuscia, vedi. ti cedo volentieri la parola. Vi ricordo che se ci sono domande potete scriverle nel form qui accanto a voi sulla destra, tutti i partecipanti. Grazie mille, Catrice, ti passo la parola.
Intanto buongiorno a tutti e a tutte, spero mi sentiate bene. Eccoci qua. Intanto grazie, buongiorno, ringrazio Giacomo per l'invito. Come vi ha raccontato, stiamo portando avanti questa campagna con tra Lega Ambiente e Kyoto Club su questo tema che per noi è determinante. Ci sono appena state raccontate tante, come dire, ragioni diverse per cui è importante e fondamentale parlare di decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento con, come dire, anche i tanti vantaggi e le opportunità poi che ci sono in termini, no, di innovazione per il settore, ma immagino anche in termini di posti di lavoro. Io faccio, diciamo, un passo indietro rispetto alle ragioni dell'emergenza per cui è importante parlare di decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento, ma in generale di decarbonizzazione. Noi siamo in una situazione davvero complessa, nel senso che siamo nel bel mezzo di tre emergenze, una storica per quella climatica, di cui, come dire, noi ci saremmo dovuti iniziare ad occupare decisamente tanti anni fa, però oggi siamo in una situazione che mette decisamente a rischio, come dire, no, anche il nostro vivere quotidiano. Pensate all'intensità delle piogge o semplicemente al vivere le nostre estate sempre più calde, quindi con temperature molto alte, che mettono a rischio tutta una serie di fasce di popolazioni più sensibili. No? Quindi il nostro paese è decisamente colpito con quindi eventi climatici estremi sempre più intensi, e tra l'altro con fenomeni come dire, legati al surriscaldamento globale molto più intensi rispetto a quelli che invece avvengono in altri paesi europei. Dal 2010 ad oggi parliamo di almeno 1.500 eventi climatici estremi che hanno colpito quasi 800 comuni, quindi qualcosa che in qualche modo ci riguarda quasi tutti i giorni, e come vedete dalla mappa riguarda tutto il nostro paese, non ci sono regioni escluse da eventi climatici di questa portata. E a questa emergenza, che in qualche modo, come dire, potevamo sicuramente in qualche modo evitarcela, si aggiungono quella energetica data dalla speculazione sul gas post pandemia, ma poi proseguita anche con il conflitto in Russia-Ucraina, che mette in evidenza però, come dire, no, un grosso problema strutturale del nostro paese, che è quello legato alla dipendenza del gas. Di questi giorni, no, dopo, come dire, aver provato che cosa vuol dire anche dal punto di vista geopolitico la predominanza della Russia rispetto alle nostre forniture di gas, ora con lo scandalo in Europa sui mondiali, il Qatar minaccia, no, altro fornitore minaccia di chiudere i tubi e le forniture all'Europa e all'Italia. Quindi questo vuol dire anche, no, che in una politica di differenziazione come quella che è stata fatta, per cui vado a cercare altre forniture, ma rimango sempre e solo legato a un'unica fonte, poi, e soprattutto lo vado a fare in paesi in cui non c'è una grande stabilità politica, sociale, eccetera, o vivo, come dire, o lo vado a fare in paesi, no, che hanno anche una certa forza geopolitica, poi mi ritrovo sempre a dover combattere con situazioni di dipendenza e di sudditanza rispetto poi a quelle che sono le mie necessità energetiche. Alla crisi energetica, all'aumento di bollette, arriva poi anche quella sociale, che arrivava già con la pandemia, già prima della pandemia. La pandemia sicuramente ha peggiorato le cose, l'aumento delle bollette, l'aumento dei prezzi generalizzato, perché, come dire, la spesa del carrello l'andiamo a fare tutti e tutte, e quindi lo vediamo quello che è stato e che è l'aumento dei costi, va a creare situazioni sociali ancora più complesse, e tutto questo comunque è legato alle fonti fossili, è legato alla nostra dipendenza da una fonte fossile,
da cui, come ci è appena stato raccontato, quando parliamo di decarbonizzazione, perché oggi parliamo di questo, quando parliamo di decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento, abbiamo visto che ci sono assolutamente, come noi dire, anche soluzioni e capacità. Parliamo, quando parliamo di questo, e quando parliamo di residenziale, parliamo di gas, parliamo, come dire, della fonte principale, perché il 50%, come dire, dei consumi energetici complessivi del settore residenziale vengono coperti dal gas, quindi di qualcosa che nella nostra vita quotidiana ha strettamente a che fare, e con una tecnologia che è quella delle caldaie, io dico sempre che installiamo una volta, mettiamo lì e ce ne ricordiamo quando dobbiamo fare obbligatoriamente, come dire, il bollino blu e i controlli. Magari qualcuno ci avverte o ce lo ricordiamo, oppure quando siamo in una situazione di emergenza, tipicamente sotto la doccia la caldaia si blocca. Allora, in una situazione anche di difficoltà, per tantissime famiglie italiane, perché i numeri, ad esempio, della povertà energetica pre-pandemia, le stime parlavano di 2,2 milioni di famiglie, oggi le prime stime parlano di 4 milioni di famiglie in condizioni di povertà energetica, a cui va, come dire, aggiunta tutta quella fascia di popolazione che magari arriva a fine mese, magari ci arriva anche con difficoltà, o non, però non ha nessuna capacità di risparmio. Quindi, di fronte a una situazione di emergenza, si rompe la caldaia, devo intervenire, eccetera, vado a trovare nella migliore delle ipotesi la soluzione che mi costa meno, sicuramente non andando a cercare o a fare una scelta di qualità, come dire, no, in prospettiva rispetto a quelli che poi saranno i miei consumi e, come dire, il risparmio che io potrei ottenere nell'arco della durata di vita di quell'elettrodomestico. Quindi nessuna capacità di investimento, e quindi questo vuol dire anche, no, di cambiamento e di prospettiva di miglioramento rispetto a quelle che sono le condizioni. Al tema, diciamo, più tecnico legato alla caldaia si aggiunge lo stato in cui delle nostre abitazioni, no? Lo stato di inefficienza, anche quando poi parliamo di edilizia popolare ci mettiamo anche il tema della manutenzione ordinaria e straordinaria, ma tendenzialmente noi viviamo in abitazioni che sono particolarmente disperdenti. Queste sono due tipiche abitazioni. La prima a Torino, la seconda a Modena, ma se andate a vedere nei nostri rapporti, le centinaia e centinaia di analisi termografiche che abbiamo fatto in tantissimi edifici, tra vecchie costruzioni e anche nuovissime costruzioni, lo stato di inefficienza, lo stato di realizzazione, queste sono due immagini molto tipiche come vengono e sono state realizzate. Ora, sui nuovi edifici abbiamo delle normative, delle direttive europee che ci costringono in qualche modo a realizzare gli edifici sicuramente con una qualità decisamente superiore, ma abbiamo un patrimonio edilizio come dire, da riconvertire, da riqualificare, decisamente importante, e che è determinante rispetto poi anche a quelli che sono i consumi delle abitazioni, e che determinano, come dire, no, anche un uso eccessivo, volendo, nei consumi di gas, nell'utilizzo dei nostri apparecchi che utilizziamo per riscaldarci. A vivere in una casa non coibentata semplicemente ci fa utilizzare la caldaia molte più ore rispetto a quelle che invece potremmo utilizzare, e questo incide in maniera importante, ovviamente, non soltanto sulle emissioni climalteranti, ma anche poi sui costi in bolletta. Legato poi alla qualità dell'abitare, ci sono tutta una serie anche di tematiche di inquinamento indoor importanti, quando poi parliamo, no, di riqualificazione degli edifici, quando parliamo poi anche di stili di vita, parliamo, insomma, ci sono tutta una serie di tematiche, e quando parliamo appunto di edilizia, di residenziale, di qualità della vita, che è importante poi affrontare anche nella progettazione e nel vivere all'interno delle nostre abitazioni. Come vi dicevo prima, parliamo di l'altro tema importante è quello della consapevolezza, la conoscenza di
del nostro vivere, degli strumenti che utilizziamo all'interno della nostra abitazione, dei nostri appartamenti, delle nostre case, è uno dei temi, diciamo, determinanti, perché poi ci consentono e ci permettono di fare delle scelte rispetto no, al nostro vivere quotidiano, quindi alla manutenzione degli impianti, piuttosto che a capire come comportarsi all'interno delle nostre abitazioni e scegliere degli stili di vita che ci consentono di risparmiare. E quindi ci sono tutta una serie di tematiche che in qualche modo ci costringono ad accelerare quelli anche che sono gli obiettivi europei di decarbonizzazione rispetto appunto ai sistemi di riscaldamento, ma anche e in generale rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione complessivi. Come dicevo prima, le tre emergenze dovrebbero costringerci a fare dei ragionamenti più spinti e mettere in campo delle politiche di accelerazione rispetto alle scelte che si possono fare e rispetto anche al contributo che tutti gli stakeholder in maniera diversa possono dare. Come diceva Giacomo all'inizio, questa è la terza edizione, parte la terza edizione della campagna con Legambiente e Kyoto Club sulla decarbonizzazione e l'efficienza energetica dei sistemi di riscaldamento degli edifici in Italia. L'obiettivo è, da una parte, fare informazione, informare i cittadini sulle possibilità che oggi ci sono, sugli strumenti messi in campo, con tutti i difetti, volendo, che ci sono oggi, prima si citava il super bonus, con tutti i difetti del super bonus, che sia 110, che sia 90, rimangono, come dire, di fatto tutte le criticità che c'erano su uno strumento che invece poteva essere determinante, importante per, come dire, riqualificare il patrimonio edilizio con, come dire, una prospettiva anche al 2030, tanti temi sulla quale sarebbe necessario assolutamente intervenire. Diciamo che la riduzione semplice dell'aliquota sicuramente non sarà quella leva al cambiamento né dal punto di vista sociale, perché aumenterà, come dire, le disuguaglianze e la non possibilità di accesso a tutte quelle persone di cui come dire, non hanno, come diciamo prima, capacità di investimento, non hanno capacità di risparmio, ma poi comunque rimangono, come venivano elencati, no, tutti i problemi legati anche all'accesso delle tecnologie all'incentivo. Quindi la campagna nasce sicuramente per informare cittadini, imprese, decisori politici, ma anche e soprattutto per spingere in qualche modo i decisori politici locali ad accelerare quelli che sono gli obiettivi al 2030, decisori locali e decisori nazionali. Sicuramente il tema, come veniva citato prima, del super bonus e dei tanti incentivi che ci sono legati all'efficienza energetica, hanno una necessità di essere rivisti, rimessi in ordine, e per quanto ci riguarda sarebbe importante anche che l'incentivo fosse quantomeno accessibile a tutti, no? E questo dal nostro punto di vista non è tanto l'aliquota del 90%, può anche rimanere, come dire, il 110%, purché questo sia, come dire, associato solo a persone, a famiglie che hanno, come dire, che hanno difficoltà, quindi fasce di reddito povere o che non hanno capacità di investimento e ad alti standard di intervento, anche perché oggi sono tutte le competenze, le capacità e le tecnologie per trasformare la stragrande maggioranza degli edifici in classi energetiche molto basse e portarle in classi energetiche invece molto alte. Quindi, come dire, cercare di alzare l'asticella il più possibile, considerando che quello dell'investimento nella riqualificazione edilizia in chiave energetica di un edificio è un intervento strutturale rispetto realmente non soltanto strutturale rispetto agli obiettivi climatici, ma anche rispetto a quelle che sono le necessità per le famiglie.
no, vivere la differenza tra una classe G, una classe F e una classe A è quella più o meno dell'80% in meno dei consumi, e quindi potete immaginare che cosa vuol dire, soprattutto in una situazione come quella di oggi, in cui le bollette sono decisamente elevate e continueranno ad essere elevate, perché non sarà né il price cap al gas né tantomeno le soluzioni che si stanno attuando nel nostro paese, legate ai rigassificatori, legate alle nuove trivellazioni, legate all'aumento della produzione di carbone, che ci permetteranno, come dire, di ridurre il costo delle bollette. Continueremo, come si sta facendo, ad attuare interventi spot di sostegno, come quello della riduzione, dell'eliminazione degli oneri di sistema sulle bollette, le agevolazioni per le imprese, ma finché in qualche modo non si interviene in maniera strutturale su quello che è il nostro sistema energetico, continueremo ad essere quantomeno, come dire, sotto l'egida di quello che saranno i prezzi di mercato, a meno che non si cambieranno, come dire, le regole del mercato a quel punto. Ci sono anche altri aiuti che sono destinati all'acquisto di caldaie a gas, oltre all'accesso agli incentivi. Parliamo delle agevolazioni dell'IVA anche sull'acquisto del gasolio e del GPL, quindi sono diversi gli aiuti che vengono messi, come dire, in discussione dall'Ambiente, dal Geoclub, ma anche poi da altri soggetti che in questo sicuramente concordano con noi. È importante dal nostro punto di vista che arrivare al come dire, al più presto possibile, sicuramente all'eliminazione di tutti quelli che possono essere considerati dei sussidi ambientalmente dannosi. Quindi le agevolazioni IVA fanno parte sicuramente di queste categorie, così come importante e fondamentale, come dire, ridurre e assolutamente togliere ed eliminare le caldaie a gas e da tutti i sistemi di incentivi che ci sono in questo momento in vigore. Queste sicuramente sono due azioni importanti e fondamentali. Grazie, ripasso a te, Giacomo, la parola. Grazie Katiuscia, anche tu molto chiara. Se devo fare una quadra, insomma, tra tutto quello che abbiamo detto stamattina, ecco, c'è il fatto che sicuramente il superbonus deve essere migliorato, deve essere cambiato, i fondi devono essere indirizzati in maniera più efficiente, non diciamo dare fondi così, a dare soldi a fondo perduto, però diciamo, indirizzarli appunto al rinnovamento, alla riqualificazione del costruito e soprattutto le tecnologie non climalteranti, non inquinanti, come appunto sono il solare termico, le pompe di calore e tutti questi sistemi che che ci portano appunto verso la transizione ecologica. Io per terminare ricordo che se volete c'è la possibilità di fare tutte le domande che volete alle nostre relatrici. Passerei la parola all'ultima delle nostre relatrici, Sara De Martini, di CLASP Europe, che ci parlerà non tanto della questione dei riscaldamenti, però il focus lo spostiamo un attimino sempre sulla questione della decarbonizzazione del gas o delle nostre case senza gas, ma su un altro settore che è quello della cottura dei forni, dell'induzione, della decarbonizzazione di questo comparto. Grazie Sara. Grazie a te Giacomo, grazie ancora per aver invitato CLASP a questo webinar. Oggi appunto parleremo della seconda fase del progetto, della valutazione degli impatti della cucina a gas sulla salute. Io sono parte di CLASP, magari qualcuno di voi non ci conosce, noi ci occupiamo di miglioramento della prestazione energetica degli elettrodomestici, nonché la prestazione anche ambientale degli elettrodomestici con applicazione in tutto il mondo. Oggi l'area sulla quale ci focalizzeremo
guardare alla salute per quanto riguarda la cucina a gas. Infatti, un progetto che stiamo implementando con il supporto della Fondazione Europea sul clima, sempre comunque all'interno della più grande del contesto della decarbonizzazione, riguarda guardare proprio quali sono gli impatti della cucina a gas sulla salute. È un progetto in collaborazione anche con IFA, l'Associazione Europea per la Sanità Pubblica, e il laboratorio TNO nei Paesi Bassi. Il progetto è partito nel 2022 e si concluderà nel 2023. La prima fase è stata conclusa. Sulla sinistra potete vedere anche un codice per registrarvi per il webinar, dove presenteremo i risultati del nostro report. Sulla destra una lista delle conclusioni preliminari con dettagli maggiori che ci saranno appunto presentati all'interno che saranno appunto presentate all'interno del report. Le conclusioni della prima fase è che cucinare con il gas è dannoso per la salute, particolarmente allarmante per i bambini, in particolar modo legato al rischio di asma. Inoltre, cucinare con il gas contribuisce appunto all'inquinamento indoor con dei livelli che superano quelli per consentiti a livello outdoor, e questo è importante perché spendiamo la maggior parte del nostro tempo in ambienti chiusi. Oltre a questo, ventilare l'ambiente non è sufficiente. Pensate che utilizzare comunque una cappa. Il modo corretto per farlo sarebbe continuare anche a pulirla, non possiamo neanche controllare il comportamento del singolo rispetto ad aprire una finestra. La transizione alla cucina elettrica è quindi l'unica alternativa che risolve il problema alla radice. Noi proponiamo di fare questo tramite ecodesign. In conclusione, quindi, rimanere legate alla cucina a gas significa anche rimanere allacciate al gas e dipendenti da un'economia supportata dai combustibili fossili, quindi non favorire appunto la transizione alle energie rinnovabili. Nella seconda fase del nostro progetto partiremo appunto dai risultati della prima fase per andare a svolgere queste tre attività. Il primo è monitoraggio nelle case degli inquinanti emessi dalle cucine. Il secondo è il lancio di una campagna di informazione a livello europeo. E il terzo è advocacy a livello europeo per influenzare il voto positivo alla revisione dell'ecodesign, supportato anche da advocacy bottom-up a livello nazionale. Più dettagli sulla prima attività, quindi il monitoraggio degli inquinanti emessi dalle cucine. Gli obiettivi sono andare a guardare quale cucine generano qualità di aria indoor peggiori. All'interno del nostro monitoraggio ci saranno 80% delle cucine a gas e 20% delle cucine elettriche. Per questo andremo a capire la frequenza con cui vengono superati i limiti posti dall'Unione Europea e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità rispetto quindi a seguito dell'utilizzo della cucina a gas. Utilizzeremo anche un campione scientificamente robusto e che vada a rappresentare la popolazione. Questa è la scheda della tempistica rispetto a quando condurremo questi monitoraggi. Partiremo il 30 di gennaio con i Paesi Bassi. Il monitoraggio sarà fatto per 2 settimane all'interno delle case. Ci saranno 40 case per ogni paese, come vedete, sette paesi. Con l'Italia partiamo il 6 marzo. Lo spazio che c'è fra una misurazione e l'altra è per consentire alle scatole, praticamente alla strumentazione, di passare dalla famiglia al laboratorio, consentire al laboratorio di calibrare nuovamente la strumentazione, fare le analisi e poi appunto spedirla di nuovo alle altre case per la strumentazione per cui è possibile. Per quanto riguarda la strumentazione che abbiamo scelto, è stata ordinata tra novembre e dicembre, quindi siamo pronti per partire, ed è stata selezionata con il supporto di un peer review panel che rivede la qualità del nostro lavoro.
E abbiamo anche, per esempio, anche discusso come posizionare i sensori, dove posizionarli in modo corretto. La selezione del campione viene fatta in modo rappresentativo con il supporto di un nostro partner, quindi guardando all'aspetto geografico, all'aspetto di tipo economico, la selezione appunto che guarda alla presenza di bambini all'interno delle abitazioni. Una serie, insomma, una serie di fattori anche essere distanti da una da delle strade molto trafficate, per esempio. Poi avremo una produzione di un video che verrà tradotto nelle diverse lingue e verrà presentato alle famiglie che partecipano all'interno del monitoraggio, così che possano sapere come comportarsi con la strumentazione che viene loro data, dove posizionarla. E avere tutta la guida necessaria per quindi eseguire un monitoraggio accurato. Avremo anche modo di raccogliere dati su cosa viene cucinato ogni giorno dalle famiglie, così da co poterlo poi allineare con i dati sulle emissioni, insieme anche appunto a degli altri strumenti che utilizziamo per capire, ad esempio, col livello della temperatura e l'umidità, nonché strumentazione che viene posta anche al di fuori dell'abitazione, così da poter capire anche l'influenza dell'ambiente all'esterno. E appunto, come abbiamo visto prima, anche il monitoraggio viene fatto a fasi per ottimizzare l'utilizzo della strumentazione e poi garantire la possibilità dell'analisi dal nostro partner di TNO. Gli inquinanti che misureremo sono il biossido di azoto, il monossido di carbonio, il PM2.5, l'anidride carbonica, la temperatura e l'umidità. E appunto poi avremo questi sensori passivi di biossido di azoto, ce ne saranno quattro. Uno viene messo in cucina, uno in salotto, uno in una camera da letto, possibilmente nella camera da letto dei bambini, e uno viene messo al di fuori dell'abitazione, sul balcone. Poi ci saranno anche dei sensori per monitorare l'utilizzo della cucina. La seconda attività, appunto, è la campagna informativa a livello europeo e lanceremo le campagne specificatamente in paesi come la Francia, appunto l'Italia, la Spagna, il Regno Unito e la Repubblica Slovacca. Tutto ciò che misureremo, anche i risultati del report della prima fase, verranno adattati al contesto nazionale per informare appunto il pubblico generale rispetto all'impatto sulla salute della cucina a gas, e allo stesso tempo ci saranno anche degli sforzi di advocacy per assicurare che poi questi materiali vadano a finire nelle mani dei policymakers. Avremo anche dei sondaggi per andare a guardare il comportamento dei consumatori e capire le loro preferenze rispetto all'utilizzo della cucina, la possibilità di cambiare da gas a elettrico, e appunto andare a capire quali sono le motivazioni, nei diversi paesi. La terza attività è un'attività di advocacy. L'obiettivo che abbiamo a livello europeo è di coinvolgere diversi partner in Europa per supportare questi sforzi di advocacy, così che la Commissione europea definisca delle prestazioni minime energetiche ambiziose insieme ai dei limiti per le emissioni per gli apparecchi per cucinare, così che quelli meno efficienti e quelli che hanno delle emissioni ambientali nocive per la salute vengano eliminate dal mercato. A livello nazionale poi daremo anche le informazioni necessarie così che venga formato dai diversi stakeholders il processo decisionale e che possano favorire anche il voto positivo poi alla revisione dell'ecodesign. Come interverremo? Stiamo ora definendo la nostra strategia, però ci saranno diversi tipi di materiali che verranno prodotti. Per esempio, policy brief, faremo dei position paper, magari delle lettere da inviare alla commissione, diversi incontri, webinar e identificare anche champions, quindi chi ha un approccio un pochino più progressivo rispetto all'utilizzo della cucina a induzione,
all'interno dei diversi paesi. Sempre all'interno di questa attività andremo a sviluppare un metodo per testare gli apparecchi per cucinare. In particolare sarà un test method di tipo transitorio che va a dare la possibilità di comparare la prestazione dei fornelli a gas delle cucine a induzione elettriche, perché correntemente ci sono due metodi differenti, e questo non consente anche di avere una singola etichetta. Quindi ci sono due etichette che vengono utilizzate per i diversi tipi di apparecchi. E invece con questo tipo di metodo noi andiamo a creare un metodo unico, così che possa riflettere come le famiglie utilizzano le loro cucine, che sia designato per produrre dei risultati robusti, comparabili, affidabili e riproducibili, e appunto possa dare la possibilità di avere una singola etichetta energetica, così che i consumatori possano essere nella posizione di prendere la loro scelta quando si trovano davanti a diverse possibilità in modo informato. E per concludere vi do delle date importanti, appunto il webinar che avremo il 9 di gennaio alle 13, Exposing the Hidden Health Impacts of Cooking with Gas, e questo sulla destra ancora il QR code se volete registrarvi. Poi la continuazione della seconda fase, abbiamo parlato della revisione dell'eco design per le cucine e l'etichettatura energetica. C'è già stato un consultation forum un poco tempo fa, dove sia CLASP che IFA hanno partecipato, e CLASP ha condiviso i risultati preliminari del report. Poi abbiamo anche un secondo consultation forum che dovrebbe essere nella seconda parte dell'anno, pensiamo che ci sarà intorno a settembre. Poi in termini di risultati avremo i risultati del primo paese, che sono i Paesi Bassi, a marzo, per dare il tempo appunto di condurre l'analisi e stendere appunto un brief. I risultati dell'Italia ci saranno invece a fine aprile. E per quanto riguarda poi concludere il progetto, andremo a pubblicare diversi policy brief per i diversi paesi, uno per l'Europa, e siamo come data indicativamente a fine settembre del 2023. E con questo vi ringrazio e sono felice di rispondere a ogni domanda. Grazie. Allora, grazie Sara. Insomma, per fare un sunto delle cose che ci siamo detti un po' tutti, i nostri obiettivi sono sostanzialmente tre, cioè il primo è eliminare completamente il gas dalle nostre case, sia esso nel comparto del riscaldamento o, come parlavi tu, nel comparto dei forni da cottura, quindi sostituire, diciamo, apparecchiature a gas con impianti non inquinanti e non climalteranti. In secondo luogo, appunto, elettrificarli, questi consumi, usare l'energia elettrica per cuocere, per riscaldarci e per tutte le altre cose. E in terzo luogo, appunto, approvvigionarci di questa energia da fonti che non sono inquinanti e climalteranti, ma da fonti rinnovabili, come può essere il fotovoltaico. Io appunto volevo agganciarmi con una domanda per Katiuscia. In tutto questo processo progressivo di elettrificazione dei consumi, di decarbonizzazione dei consumi, le comunità energetiche possono servire, la normativa, insomma, a che punto è? Perché vedevo che, insomma, il governo si è cominciato un po' anche a muovere sotto questo punto di vista, giusto? Speriamo, diciamo che siamo ancora in attesa. Nel senso, le Dei timidi risposte. segnali, ecco, però dei Sì, segnali. no, sì, assolutamente. Passi avanti importanti li abbiamo fatti, nel senso che si sono chiuse tutte le consultazioni sia sul regolamento ARERA che sul sistema incentivante fatto dal MASE, quindi ora ci aspettiamo
diciamo, si dice entro fine anno. Speriamo però che, diciamo, al massimo per il mese di gennaio abbiamo, come dire, concluso l'iter burocratico e in tema di riscaldamento speriamo, diciamo, due cose. Uno, che si siano risolte tutta una serie di criticità, tra cui anche quella, ad esempio, delle comunità energetiche termiche. Che ricordiamo che sono sempre soggetti energetici che producono energia da fonti rinnovabili, quindi questo vuol dire che se sviluppo una comunità energetica termica lo vado a fare sicuramente con fonti rinnovabili, quindi questo elimina in parte, per almeno per alcune realtà dove questo sarà possibile farlo, elimina sicuramente il problema o quantomeno pone e concede un'opportunità. Per quanto riguarda invece tutta la parte elettrica, quando parliamo di elettrificazione, parliamo, no, di elettrificazione grazie anche alle fonti rinnovabili, il ruolo che può avere un pannello solare termico e un pannello solare fotovoltaico in questo caso, associato a una pompa di calore, sicuramente può avere sicuramente un ruolo determinante rispetto, anzi, a così vado a fare l'elettrificazione dei consumi. E in questo, come dire, le comunità energetiche che hanno, come dire, nel loro DNA l'autoconsumo di energia prodotta all'interno di quella comunità, se io vado comunque a fare riscaldamento con pompe di calore e lo vado a fare nelle ore in cui quell'impianto e quella comunità sta producendo energia, sicuramente rientra tra l'energia condivisa da quell'utente in quel momento, da quel soggetto in quel momento. Quindi è un contributo anche poi, come dire, alla riduzione delle spese in bolletta, sicuramente lo dà in maniera importante, quindi all'aggiunta della, come dire, della pompa di calore. In questo caso specifico hai anche quello del beneficio dell'essere all'interno di una comunità energetica. Ok, grazie. C'è un'ultimissima domanda per Sara. Come possono essere, diciamo, se anche in questo comparto, insomma, l'elettrificazione e le rinnovabili soprattutto possono essere utili, no? Perché, diciamo, la sostituzione di impianti inquinanti con impianti non inquinanti, ma deve andare di pari passo all'installazione di rinnovabili, giusto? Anche in quel comparto. Assolutamente sì, grazie Giacomo. Per riuscire ad avere una transizione energetica e appunto anche liberarci in un certo modo, non essere più dipendenti dal gas, anche la cucina ha la sua parte, quindi ovviamente pompe di calore, tutto è importante, ma guardare anche a come cuciniamo e anche che cosa significa cucinare col gas in termini a una combustione che avviene all'interno della nostra casa e questa provoca delle emissioni, dobbiamo essere consapevoli di ciò che succede. E quindi ovviamente facilitare l'elettrificazione anche supporta l'utilizzo delle rinnovabili, quindi di sicuro sì, fondamentale. Ah, tra l'altro, un'altra cosa che non ho accennato in questo contesto è che fra i risultati abbiamo anche che quando si cucina, quando in senso la cucina a gas lascia, emette costantemente metano anche quando è spenta, quindi anche da un punto di vista climatico è un fattore di preoccupazione. Ok, grazie. Giusto per ricordare, insomma, anche un po' quello che succede in tutta Europa. Abbiamo un paese, diciamo, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, la nostra situazione a livello energetico è diventata molto più precaria. Ci siamo resi conto, insomma, che la subalternità energetica purtroppo ci espone delicati. Il tema nei primi mesi dopo l'attacco della Russia verso l'Ucraina non si è concentrato tanto su, cioè la domanda che ci facevamo non era proprio la domanda più pertinente, cioè come riusciamo a sopperire
alle risorse energetiche in un ipotetico scenario in cui insomma, la Russia o altri paesi, anche però in questo caso la Russia, ci tagliano il gas e le altre fonti fossili. Come ho sentito dire a più riprese da commentatori che diciamo condividono le nostre idee, non è che dobbiamo cambiare il pusher, ma continuare in sostanza a drogarci con quelle cose. Dobbiamo proprio smetterla di farci questa domanda. La domanda deve essere non tanto che pusher scegliamo adesso, ma come riusciamo ad affrancarci a livello energetico e diciamo, a portare avanti la transizione ecologica, la transizione che ci renderebbe molto meno ricattabili sotto il punto di vista energetico? Appunto, questa è la domanda. E diciamo, la riqualificazione del nostro patrimonio edilizio può essere una delle possibili risposte in questo senso. Tant'è che mi piace sempre citare il nostro direttore scientifico Gianni Silvestrini, secondo cui la renovation wave del costruito italiano sarebbe un po' come il nostro shale gas. Perché? Perché 10 anni fa l'America, appunto, col fracking, fratturando appunto i suoli, le rocce, ottenendo lo shale gas, si è resa più indipendente a livello energetico e meno ricattabile, così come loro, insomma, si sono affrancati a livello energetico con lo shale gas, così noi, col combinato disposto della riqualificazione energetica e dello sblocco, insomma, dell'autorizzazione delle rinnovabili, con l'accelerazione delle rinnovabili, possiamo diventare un paese più indipendente a livello energetico. Tant'è che insomma, la nostra conformazione, la nostra posizione nel Mediterraneo ci consente anche di essere uno, ci potrebbe consentire, soprattutto nel sud dell'Italia, che è molto soleggiato, ci potrebbe consentire appunto di essere uno dei paesi che guidano questa transizione, che ricordiamo, insomma, l'energia prodotta da rinnovabili è più o meno, fino all'anno scorso, adesso i dati di quest'anno non ce li ho, però fino all'anno scorso era ferma da più o meno 8 anni, insomma nel 2014 era 37-38%, quando al 2030 dovremmo raggiungere oltre il 60% di energia pulita. Ricordo anche che in Europa ci sono dei casi virtuosi sotto questo punto di vista. La Germania al 2035 punta al 100% di energia elettrica rinnovabile, mentre un paese come il Portogallo ha anticipato di 4 anni i suoi target al 2030 e al 2026 punterà appunto all'80% di energia rinnovabile, insomma. Quindi diciamo, gli scenari che si stanno aprendo sono questi, sono degli scenari molto favorevoli all'accelerazione delle rinnovabili, tant'è che anche esponenti della Commissione europea, quindi non ecoterroristi, però un esponente come Frans Timmermans, che è un esponente di governo, il vicepresidente della Commissione europea, ha detto che in questa fase geopolitica, economica, politica, contro i cambiamenti climatici e per diciamo, avere un'Europa più forte, adatta alle sfide che si profilano per il futuro, dobbiamo appunto correre con le rinnovabili alla velocità della luce. Io comunque ringrazio le nostre relatrici per essere intervenute a questo webinar. Sul nostro sito trovate il decalogo di cui ho parlato durante la nostra introduzione.
Nei prossimi giorni posteremo anche la registrazione di questo webinar con le presentazioni che sono state le presentazioni delle nostre relatrici e io vi auguro a tutti quelli che ci stanno guardando buone feste, un buon Natale e vi do appuntamento per il nostro prossimo webinar a gennaio. A data da definirsi, e vi ringrazio ancora e arrivederci a tutti e a tutte. Grazie.